Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 che vi tiene aggiornati su tutte le attività del Consiglio regionale della Toscana. Iniziamo subito una premiazione speciale per due ragazzi speciali, Simone Melis e Matilde Iannaccone, che hanno raggiunto risultati molto importanti alle ultime edizioni delle Olimpiadi di Matematica a Bath. Dei sei ragazzi che hanno partecipato in rappresentanza dell'Italia alle Olimpiadi della Matematica 2024, quest'estate in Inghilterra, due erano toscani. Simone Melis e Matilde Iannaccone hanno portato a casa una medaglia d'argento, Melis e una di bronzo, Iannaccone. Il Consiglio regionale della Toscana ha voluto premiare i due ragazzi per i risultati ottenuti e per incoraggiarli a coltivare i loro talenti già di livello internazionale. Alla cerimonia di premiazione che si è tenuta nella sala degli affreschi di Palazzo del Pegaso hanno preso parte il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il portavoce dell'opposizione Marco Landi. Hanno consegnato a ciascuno dei ragazzi una coppa e una bandiera della Toscana. Intanto voglio fare i complimenti più vivi, più sinceri a nome mio, di tutta l'Assemblea legislativa, a Simone e Matilde, perché hanno portato in alto con i loro risultati il nome della Toscana in Italia e non solo. Io devo dire che c'ho un pizzico di invidia, avrei voluto provare a farlo anch'io, ma non ci sono riuscito, e quindi vedo in questo loro impegno, in queste loro capacità, in questi loro talenti che vanno sempre allenati giorno dopo giorno, qualcosa di unico, di bello e di speciale. Simone Melis e Matilde Iannaccone rappresentano l'orgoglio della nostra regione in un contesto molto importante, quello delle Olimpiadi di Matematica, che è un percorso che vede impegnati nelle preselezioni soltanto in Italia oltre 200.000 ragazzi, quindi hanno passato le selezioni in Italia in oltre 1.500 istituti. I nostri due istituti, quello pisano, l'Istituto Dini, e quello foresi di Portoferraio, hanno mandato due ragazzi, due eccellenze della nostra regione che noi oggi siamo qui ad onorare, e siamo orgogliosi del loro percorso, del loro talento, e crediamo che questo sia il messaggio anche per tanti ragazzi che studiano, che fanno percorsi di studio, di approfondimento, e che possa essere da stimolo anche per tanti altri giovani. Siamo stati una settimana a metà luglio a Bath in Inghilterra e eravamo sei noi italiani e tre accompagnatori, e l'esperienza mi è piaciuta molto. Poi fortunatamente conoscevo anche gli altri ragazzi che sono venuti con me, e poi la gara in sé mi è piaciuta, in generale i problemi erano carini, mi è piaciuta, e poi ho conosciuto tante persone da altre parti del mondo e sì, è stata una bella esperienza. È cominciata al liceo, in terza liceo, quando ho scoperto, il liceo lo facevo all'Elba, e ho scoperto cercando su internet appunto che esistevano le Olimpiadi della Matematica, e questo mi ha aperto un mondo, tutto un insieme di problemi nuovi, un modo di ragionare diverso. Quindi mi sono interessato, sono entrato nel mondo delle gare, e alla fine sono arrivato appunto alla gara che ho fatto questo luglio a Bath. E cosa? L'esperienza in sé per sé è stata molto preziosa, sia per le persone che ho conosciuto, sia per i problemi e tutto l'ambiente con cui una persona entra in contatto una volta che si trova là a ragionare con tante persone con la mia stessa età e la stessa passione. Il Centro Internazionale per lo Studio e la Pratica del Buddismo Tibetano, l'Istituto Lama Tsong Kapa di Pomaia, ha ricevuto dal Consiglio regionale la grande onorificenza del gonfalone d'argento. Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato il gonfalone d'argento all'Istituto Lama Tsong Kapa di Pomaia, Centro Internazionale per lo Studio e la Pratica del Buddismo Tibetano tra i più importanti d'Europa, per l'impegno profuso nel ricercare il dialogo tra i popoli. Un riconoscimento proposto dal consigliere segretario Diego Petrucci, presente alla cerimonia, e votato all'unanimità dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa. A ricevere l'onorificenza la presidente dell'Istituto, Lucia Landi. Il centro di Pomaia, per tutti coloro che hanno appunto come riferimento il buddismo, è un centro che ha rilevanza nazionale e internazionale. Il fatto che il Consiglio regionale della Toscana voglia dare un riconoscimento così importante, il massimo riconoscimento che può dare il Consiglio regionale all'Istituto di Pomaia, è sicuramente una bella notizia. Il buddismo è una fede pacifica
che crede nel dialogo anche interreligioso. Noi già nello scorso 30 novembre, per la festa della Toscana, avevamo invitato i rappresentanti delle tre religioni monoteiste qui in Consiglio regionale per festeggiare la Toscana. Questo è un ulteriore passo che va in quella direzione. In più c'è la battaglia per il popolo, per l'identità, per la cultura tibetana, che viene ogni giorno affrontata dall'aggressione cinese, rispetto alla quale è giusto che il mondo occidentale, che anche il Consiglio regionale toscano, non rimanga in silenzio. Quindi una battaglia per il Tibet, una battaglia per la cultura tibetana e un riconoscimento a chi nell'Istituto di Pomaia ha in questi anni fatto un lavoro straordinario per migliaia, decine di migliaia di persone, non soltanto credenti, ma anche non credenti nella fede buddista, che hanno appunto trovato in questo istituto un punto di riferimento importante. Praticamente la mia storia personale e amministrativa si interseca con quella dell'istituto da oltre 41 anni, ecco, quindi direi che sono tanti. L'istituto è cresciuto molto, è diventato non tanto un valore aggiunto quanto un valore intrinseco anche per il nostro comune, soprattutto con la comunità di Pomaia, ed è stato un esperimento di vita comune, di accrescimento rispetto ai valori della pace, della compassione, della cura e del rispetto della vita di tutti gli esseri senzienti. Noi siamo cresciuti tutti con l'istituto e questo è una cosa bellissima, e ora noi lo diamo anche, diciamo, un po' agli altri. Oggi è un grande giorno per tutto lo staff e tutti i componenti di questa grande famiglia che dal 1977 porta avanti i messaggi di pace, di inclusione e soprattutto lo studio della tradizione buddista mahayana. Noi ci ispiriamo alle parole di Sua Santità il Dalai Lama e ovviamente di tutti i nostri maestri che ci hanno insegnato che l'istituto è un posto aperto a tutti, è un luogo di pace, è un luogo dove poter aprire i propri cuori e le proprie menti per trovare un po' di tranquillità. Quindi noi da sempre crediamo nel dialogo interreligioso, nell'accoglienza e nel diffondere uno spirito davvero di fratellanza. Grazie. Grande attesa per la 31esima edizione della Casentino Bike che si terrà il prossimo 6 ottobre. Questa edizione è stata presentata dal Consiglio regionale della Toscana. Appuntamento con la Casentino Bike, arrivata alla 31esima edizione, pronta a coinvolgere tutta la famiglia che potrà approfittare dello splendido scenario che il Casentino può offrire tra foreste, castelli, pievi e monasteri, all'insegna di un fine settimana in tutta tranquillità. La manifestazione dedicata alle due ruote, in programma per il 6 di ottobre, è stata presentata in una conferenza stampa al Media Center Sassoli a Palazzo del Pegaso. Sta diventando davvero una piacevole abitudine quella di ospitare anche questa manifestazione che si svolge nel cuore del Casentino. Lo scorso anno si presentò la 30esima edizione, quest'anno è la 31esima edizione con la grande novità dell'arrivo alla Verna. Non poteva essere diversamente trattandosi degli 800 anni dalle stigmate di San Francesco. Si sta aprendo per la provincia di Arezzo e direi tutto il territorio toscano un periodo molto particolare dal punto di vista della religione, gli 800 anni dalle stigmate e poi nel 1226 dalla morte di San Francesco, quindi ecco, tutto ci richiama a questo luogo che è la Verna, che è fondamentale proprio per il Casentino. Una bellissima festa, ormai una manifestazione sportiva che ha un respiro regionale e sovraregionale, potremmo dire nazionale, perché è una gara ciclistica che si svolge in Casentino, uno dei parchi nazionali più belli d'Italia e più importanti non solo d'Italia ma anche d'Europa, perché ormai ha avuto un riconoscimento anche dall'UNESCO per la nostra foresta vetusta, peraltro in un anno particolare, il 2024, perché la gara di quest'anno, il percorso passerà anche da Chiusi la Verna e dal Santuario della Verna per gli 800 anni, l'ottocentenario delle stimmate di San Francesco, quindi una gara che sarà arricchita anche da questo evento. Siamo felici di questo, un ringraziamento va all'associazione MOTB Casentino con tutti i suoi volontari, a Marco Casucci e Regione Toscana per l'appoggio che ogni anno ci danno per questo bel evento. Sì, di nuovo Casentino Bike, si sembra ieri che avevamo festeggiato la 30esima edizione, in men che si dica siamo arrivati alla 31esima. Siamo qua un gruppo di persone piuttosto adulte, ma portiamo avanti questa manifestazione sempre con entusiasmo come dei ragazzini. Quest'anno, nell'occasione, abbiamo ridisegnato
tutti i nostri percorsi, perché il nostro Casentino offre veramente un territorio molto ampio, per cui ci piace variare e portare le persone a visitare quasi tutta la parte del nostro territorio. E dopo 5 anni quest'anno torniamo alla Verna, in occasione dell'ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco. È un'occasione da non perdere, perché chiaramente era troppo invitante tornare in quei luoghi e ripercorrere le strade di Francesco. Allora, noi abbiamo due percorsi, uno di 43 km che è la Gran Fondo e uno di 63 km Marathon, e entrambi vanno tutti alla Verna. Abbiamo voluto questa cosa perché proprio deve vedere tutti. Gli iscritti per il momento siamo circa 600, però abbiamo ancora una settimana di tempo prima della manifestazione, quindi si spera di avere ancora più affluenza. Siamo praticamente ritornati sul tracciato che porta all'Insilice della Verna e anche al monastero, perché praticamente è l'ottocentesimo anniversario delle Stimmate di San Francesco. Per valorizzare, diciamo, sia il contesto di San Francesco che anche la nostra manifestazione, diciamo, ripassiamo dall'Insilice e ci passiamo, diciamo, proprio all'interno, dopodiché passiamo anche in dei sentieri che la circondano. Ce la circondano in particolar modo su in dei tracciati che vanno sopra all'Insilice e passano dei punti della foresta che sono molto, molto suggestivi. Uno di questi è praticamente questo sentiero che è dietro al monastero, che è particolarmente bello e fantastico secondo noi, perché è completamente, diciamo, muschiato sotto all'alto fusto. Dopodiché, diciamo, si prosegue verso altri sentieri che si chiamano la Maiolica o Serigioli, sono tutti piccoli paesini quasi dimenticati perché sono immersi nella nostra foresta. Ci sono 3 case, 4 case, ma sono molto particolari perché proprio rimasti nella situazione originale, quindi proprio rurali. I percorsi arrivano nei punti più belli e panoramici, con vedute mozzafiato sulla vallata, toccano luoghi sacri come Camaldoli, antichi percorsi storici come il sentiero dei tedeschi sulla linea gotica difensiva dell'ultima guerra mondiale, altri tratti naturalistici come il sentiero del lupo, attraversando piccoli borghi e paesi incantati, testimoni del tempo come Gressa, Castagnoli, Moggiona, Lierna e altri ancora. E da Toscana Parlamento è davvero tutto. Prossimo appuntamento con tutti gli aggiornamenti dal Consiglio regionale tra una settimana.